Vabbè, la prima domanda non può che essere, secondo me, musicale. Se avevi sentito la canzone di Rihanna che sarà nella colonna sonora e cosa ti aspetti? Mannaggia, non l'ho ancora sentita perché io sono arrivata qui, voglio guardare tutto, no, non l'ho ancora sentita. E mi aspetto sicuramente di emozionarmi, perché comunque per ogni film della Marvel, poi io vado a casa, c'è sempre una morale, come per i film della Disney alla fine, così, quindi c'è sempre una morale che ti porti a casa. E quindi è bello, cioè è bello perché le storie, quelle poi raccontate nei film, quelle poi raccontate soprattutto nei film che sono anche fantascienza o delle cose comunque sia fantasiose, secondo me sono le più belle, perché capisci quanto, fino a che punto può arrivare la fantasia dell'essere umano, è una cosa meravigliosa, quindi non vedo l'ora, e tra l'altro anche di sentire il pezzo, se lo sapevo te lo cantavo, mannaggia. Black Panther è un supereroe che è sempre stato un po' di nicchia, è un po' come Falco. Ok, sono quei personaggi Marvel che hanno avuto un ruolo principale fino a che non sono stati riscoperti. Con Black Panther 1 secondo me è stata riportata, diciamo, è riportata fuori la grandezza di un supereroe come Black Panther, e ha anche una storia che secondo me nel secondo può diventare veramente spettacolare, anche perché il cattivone è bello importante. Sì, io l'ho conosciuto lui al Sanctuary a Roma. Abbiamo parlato tutta la sera e anche lui è simpaticissimo ed è anche un uomo di grande cultura, quindi molto interessato alla storia. Quando è stato a Roma ha visitato tutta la città, anche se è stato solo un paio di giorni, ha detto ho camminato per 20 km oggi, era molto stanco la sera. Però diciamo abbiamo parlato di un sacco di cose che hanno poco a che fare con il film di per sé, quindi devo dire un personaggio molto interessante. I tuoi ricordi del primo Black Panther, cosa ti era piaciuto? Allora, ho la tendenza a dimenticarmi molto velocemente dei film, per quello che continuo a riguardarmeli. Ovviamente mi ricordo la scomparsa di T'Challa. Com'è reagito quando è arrivata la notizia? Sono rimasta malissimo, ma sono sicura che con Wakanda Forever renderanno il dovuto omaggio, e ovviamente ci dovrà essere un passaggio di testimone, quindi... Il tuo Toto chi potrebbe essere il nuovo Black Panther? Ma ho un'idea, ma non dico niente perché voglio vedere se c'è azzecco. Vabbè, innanzitutto vedo che sei molto preparato a livello di look con questa giacca con le pantere, ma a livello di storia il primo te lo ricordi? L'hai visto? Speri in un recap iniziale? Non ho mai visto un film della Marvel, è il primo, spero di non essermi perso niente. Eppure ci vediamo spesso sul recap. No, ovviamente me lo ricordo, tra l'altro ho la fortuna di avere un sacco di amici che lavorano dentro la Marvel, dai costumi ai prop. E quindi insomma seguo anche un po' la preparazione, per assurdo, che quando vado a Los Angeles per vacanze o per lavoro poi mi parlano, mi seguo il set. Dietro questo film ci sono state un po' di cene e di aneddoti particolari, quindi non vedo l'ora di vederlo. Quindi sei preparatissimo? Certo, sì, so anche un po' tutto, però vabbè. Volevo chiederti, per quanto riguarda il fatto che è un film che ci racconterà appunto il fatto che Chadwick Boseman non c'è più, tu come l'hai presa la notizia quando è arrivata e che aspettative hai? Insomma, piangerai un pochino? Pensi che qualche lacrimuccia ti scenderà oppure... Tendo a trattenermi, ma sicuramente metteranno il dito nella piaga. Non so perché, ma ho questa leggera impressione. La prima film, Black Panther, hanno messo tanti di quegli artisti che piacciono, The Weeknd, Kendrick Lamar, e quindi questa volta... Io sapevo di provarti in preparazione. Yes, e guarda, non vedo l'ora perché secondo me è un'evoluzione che è importante, perché da tanto pregio la musica che io amo tanto. Questo film ci tengo tantissimo, particolarmente perché l'ho visto la premiere a Londra. Il primo. E già mi ha spinto tantissimo, e poi ci sono tanti attori che ci tengo tantissimo. La ragazza, adesso che non mi viene, la sorella del protagonista. Yes. Poi mi piace come è scritto in inglese, che l'ho sentito lingua originale, e ci sono tante di quelle battute nel film che mi piacciono tantissimi, e quindi mi auguro di sentirli quelli ancora questa volta. Però so che questa volta è molto emozionante perché non c'è più l'attore principale. Guarda, sono rimasto molto male perché un po' sentito come quell'eroe è morto, ma in realtà
è come il titolo di questo film, Wakanda Forever, lui vivrà sempre, infinito, quindi è bello vedere quello. Però mi è toccato tanto perché l'ho visto, come ti ho detto, a Londra, al premiere, era tanto felice, tanto positivo, e sapendo che lui ha dovuto combattere sia nel quel film che nella vita reale, ti dà tanto esempio quanto è bella la vita e dobbiamo metterci tutto. Beh, è stato molto impattante, anche perché una cosa che mi ricordo molto bella, che poi ho letto nelle interviste agli attori, è che loro hanno cercato di ricreare un linguaggio che a livello di accenti che potesse essere in un qualche modo simile a certi linguaggi che vengono usati, a certi accenti che vengono utilizzati in una parte specifica dell'Africa, ma nello stesso tempo rivisitati in una chiave non intellegibile realmente, non geolocalizzabile. Quindi c'è stata sicuramente una grande cura, una grandissima attenzione. E poi penso che rispetto a un discorso in positivo, rispetto alla rappresentanza, avere un supereroe nero sia importante. Il mio augurio e che poi ci sia la possibilità di riuscire a vedere un personaggio come in Black Panther che non sia rappresentante solamente di una singola etnia o di un singolo colore, ma che diventi poi un concetto, un linguaggio universale, che si porti dietro delle tematiche, dei concetti buoni dove tutte le persone possono essere rappresentate. Questa è una cosa fondamentale. Che era un po' quello che era diventato Chadwick Boseman, che però purtroppo ci ha lasciato. Volevo chiederti per te come è stato sentire questa notizia e che aspettative hai rispetto a questo film. Posso dire che ci sono rimasto molto male, sono stato molto dispiaciuto. È una di quelle persone che avrei avuto l'onore di conoscere nella mia carriera, nella mia vita. Ha dato tanto sia nella comunità black in America, anche in tutto il mondo, però sono sicuro che la sua testimonianza, la sua eredità è in mani buone, di questo sono sicuro, e spero che se lui ci vede da qualche parte sia contento di questo lavoro.